Buon pomeriggio e ben ritrovati alle dirette di pagina 21. Questo pomeriggio, questa pre-serata, la trascorreremo con due cari amici della Fondazione di Bagno e del Festival Lecton in Fabula. In ordine, così come li vedo io sul mio schermo, in alto, giornalista di Liberation, corrispondente in Italia appunto per Liberation e per la radio televisione svizzera, Eric Joseph. Buonasera, Eric. Buonasera a voi. E in basso, ma soltanto per un fatto, diciamo, grafico, non in basso, perché non vorrei creare un incidente diplomatico con la Germania, perché il secondo giornalista è Michael Braun, anche lui corrispondente in Italia per un quotidiano tedesco che è lunghissimo, io dico Taz, poi mi correggi se sbaglio, e anche per la radio pubblica tedesca l'ho già presentato, Michael Braun. Buonasera, Michael. Buonasera Oscar. Anche perché devo stare attento stasera, io italiano, tra la Francia e la Germania, diciamo, parliamo, il tema di questa sera appunto è dopo il Covid-19, quale Europa? E diciamo, voi due rappresentate, siete, diciamo, cittadini di due paesi che in Europa, insomma, dettano un po' l'agenda. Io inizierei da qui, Eric, è così anche oggi, la Francia e la Germania sono le nazioni che in qualche modo determinano il percorso di marcia della comunità europea, o è un'impressione che abbiamo noi qui dall'Italia? Storicamente c'è l'asso franco-tedesco, è fondamentale per i passi in avanti dell'Unione Europea. L'Unione Europea non si limita appunto a questi due paesi, ma è quasi impossibile andare avanti senza un accordo tra questi due paesi, soprattutto dopo l'uscita della Gran Bretagna. E dunque, e l'abbiamo ancora visto questa volta, quello che un po' ha sbloccato l'impasse che c'era appunto sull'idea del recovery fund, cioè di trovare una soluzione economica per rilanciare l'Europa dopo il coronavirus, è venuto da questo accordo diretto tra Emmanuel Macron e la Merkel. Michael, sei d'accordo con Rick? Fino ad un certo punto, in questo momento, senz'altro ha perfettamente ragione Enrica a dire senza quell'accordo non si fa nulla, sarebbe l'impasse, sarebbe proprio il tutti fermi, però se qualcosa si è mosso questa volta è dovuto anche a delle iniziative. Penso alla lettera dell'Italia con la Francia, con la Spagna, con sei altri paesi che ha lanciato con forza la proposta di un debito, un indebitamento comune europeo. All'inizio contrastata dalla Germania questa proposta, almeno da voci autorevoli. Io mi ricordo marzo, quando l'Italia chiede degli Eurobond, adesso il tutto si chiama in maniera diversa, però parliamo pur sempre di un debito fatto in comune che è proprio nei programmi. Quando l'Italia chiese gli Eurobond, qual era la reazione tedesca? Il ministro dell'economia, Peter Altmaier, dice: è un dibattito da fantasmi. La von der Leyen, presidente della Commissione, dice: è solo uno slogan. E l'Italia, infatti, se ne va male in quella fase, molto a male. L'Europa sembrava conciata molto male a marzo. Cominciavamo tutti a preoccuparci della tenuta dell'Unione Europea nella crisi Covid e dopo la crisi Covid. Quindi torno su questa proposta di nove paesi e abbiamo visto la Francia che si è alleata a importanti paesi del sud, ma non solo. C'erano la Spagna, l'Italia, senz'altro, ma c'era anche il Belgio. E a mio avviso questo fatto e anche il fatto che finalmente in Germania si è percepito A, l'impatto di Covid su Italia e Spagna, B, il grave rischio per l'Unione Europea. Questi fattori hanno mosso molto e hanno permesso a Macron di formulare
questa proposta forte insieme alla Merkel. Michele è entrato subito a gamba tesa, diciamo, nell'argomento e ha fatto molto bene perché io volevo partire proprio da qui, Eric. Mi pare di poter dire, vorrei capire se tu sei d'accordo, che diciamo, in questa crisi del Covid-19, della pandemia, è come se ci fosse un prima e un dopo. Un prima delle dichiarazioni della von der Leyen e un dopo le dichiarazioni della von der Leyen. Volevo il tuo pensiero su questo, cioè capire come si è comportata l'Europa, e poi dopo sentiamo Michael e andiamo avanti su questo asse. Io direi che in effetti ci sono due fasi. La prima fase è quando è stata prevalentemente una questione sanitaria. E quando c'è stato l'inizio del coronavirus, c'è stata una reazione molto nazionale, anche aggiungendo che all'inizio si è pensato molto che era una questione italiana. Io mi ricordo con alcuni colleghi francesi, siamo addirittura usciti dal nostro ruolo di mediatori, di informatori, per fare una lettera pubblica, perché quello che constatavamo negli ospedali del nord Italia, la situazione è drammatica, e nello stesso tempo avevamo la percezione che non era preso sul serio e con tutte le dovute misure da parte delle autorità e anche della popolazione francese. Di cui abbiamo fatto anche una lettera pubblica all'inizio di marzo per avvertire appunto le autorità francesi e l'opinione pubblica francese, dicendo: guardate che non è una questione italiana. È una questione, il Covid sta arrivando, dovete prepararvi e non considerare che la pandemia è un problema strettamente italiano dovuto a presunte mancanze del sistema sanitario lombardo, eccetera. E dunque c'è stato la prima reazione è stata comunque una reazione nazionale, si sono chiuse le frontiere, c'è stata l'idea, c'è stata la corsa per le mascherine, per i test, la competizione, la concorrenza tra i vari paesi. Quello che ha fatto cambiare è la seconda fase, è quando si è visto e si è capito quale sarebbe stato l'impatto economico della pandemia, e lì l'Europa è intervenuto. È intervenuto e possiamo dire oggi che l'Europa c'è. Si vede con la rimessa in discussione del patto di stabilità, cosa che era impensabile ancora alcuni mesi fa. Si vede con il programma SURE, con l'intervento della Banca Europea di Investimento, con il MES, senza condizione. E con l'elemento essenziale anche la Banca Centrale Europea, che compra dei titoli, anche dei titoli al limite spazzatura, per proteggere i paesi. Per l'Italia rappresenta circa il 13% del PIL italiano, che sarà garantito dalla Banca Centrale Europea. E poi c'è infine questa proposta di 500, poi di 750 miliardi, anche perché lì è Michael parlarne, anche penso che c'è stato anche la consapevolezza in Germania che le conseguenze economiche si sarebbero fatto sentire su tutto il continente, e che rischiavamo di, se non c'era una forma di solidarietà, di rimettere in discussione tutto l'edificio europeo e rimettere anche il mercato unico. Su questo tema, nei prossimi giorni, su pagina 21, ospiteremo un articolo del professor Mario Tiberi, allievo di Federico Caffè, che si sofferma proprio su questo aspetto. Nel frattempo, Eric, c'è Carlo Pozzi che credo inneggi al tuo giornale, a Libération. Non so, in Francia si chiama Libé. Non so se si chiama Libé. Ecco, quindi hai un fan che è appena arrivato e che salutiamo. Michele, è così, è come abbiamo detto, c'è un prima delle dichiarazioni della von der Leyen e un dopo queste prime dichiarazioni della von der Leyen. Eric ha aggiunto che quando la consapevolezza è stata che questo riguardasse tutta l'Europa e soprattutto la crisi economica avrebbe riguardato tutto il continente, c'è stato un cambio di marcia. L'hai letta pure tu in questo modo? Il prima e il dopo c'è senz'altro,
Basta tornare con la mente ai primi di marzo. Io mi ricordo intorno al 10 marzo, quando prima la Francia vieta l'esportazione delle mascherine. Poi segue la Germania con un simile divieto. Era la reazione alla Francia, ma in Italia veniva percepito soprattutto come un blocco gravissimo diretto verso l'Italia. Perché l'Italia aveva in quel momento il bisogno più urgente, più drammatico di mascherine, e dover apprendere che la Germania vieta l'esportazione veniva vissuto come uno smacco di quelli che difficilmente ti scordi. Tipo, noi adesso viviamo una crisi devastante, pesantissima, una vera emergenza, e che fanno i nostri amici europei? Chiudono proprio agli aiuti, questa era la percezione. Erano gli stessi giorni in cui partivano invece gli aerei russi e cinesi con gli aiuti, e abbiamo visto il riscontro su i sondaggi d'opinione in Italia, dove la Russia e la Cina venivano percepiti come paesi amici e l'Italia e la Francia come paesi distanti se non nemici. Quindi anche a livello di opinione pubblica l'Europa lì rischiava in maniera pesante, e c'era da preoccuparsi davvero per il futuro dell'Unione Europea. Già prima parlavo delle prime reazioni tedesche a delle proposte italiane di un debito, un indebitamento comune per affrontare questa crisi. Anche queste reazioni più deridenti che altro. Fossimo andati avanti su questo di questo passo, c'era davvero da preoccuparsi per la tenuta dell'Europa, dell'Unione Europea, e non fra 10 anni, ma nell'immediato. E quindi quel fatto che poi c'è stata la von der Leyen, e dopo Merkel e Macron, ha cambiato del tutto, a mio avviso, il clima in Europa, ha creato la base per un confronto costruttivo, un confronto che parte infatti da quanto ha detto Eric, da una percezione di un rischio comune, finalmente. Non tu hai un problema, io ho meno problemi, quindi vedi te, sì, forse ti aiutiamo, però ti mettiamo delle condizioni pesanti. Tutto questo al momento non fa parte del dibattito. Sono rimasti i famosi frugal four, i frugali quattro, però non credo possano creare più di tanto problemi a quanto sta succedendo in Europa. Io sono abbastanza ottimista, essendosi formata un'alleanza veramente forte su una prospettiva comune. Io sono ottimista che andrà avanti in questa direzione. Eric, volevi intervenire? No, volevo dire che dal punto di vista congiunturale, un elemento che è stato anche forte, questo non entrerò nel dettaglio, ma è stata la sentenza della Corte Costituzionale di Karlsruhe, che ha detto in qualche maniera, vado molto schematico, ma che si può fare a utilizzare, a che la Banca Centrale Europea intervenga per difendere tutti i paesi europei, perché a scapito dei risparmiatori tedeschi. E dunque ha spinto le autorità tedesche, in particolare Angela Merkel, a dire: vabbè, allora non dobbiamo soltanto lavorare sulla politica monetaria, dicendo perché in effetti la Banca Centrale Europea, appoggiandosi soltanto sulla politica monetaria, in qualche maniera la BCE esce dal suo ruolo, e dunque ha spinto per dire: allora dobbiamo anche giocare sull'altro pilastro, che è quello della politica di bilancio, e dunque di rilanciare attraverso il bilancio dell'Unione Europea. Ma questo è un lungo discorso, però è importante questa decisione, questa sentenza della Corte Costituzionale tedesca. Volevo farvi due domande insieme, le faccio subito perché poi dopo voi, diciamo, mi prendete il tempo, è difficile che mi possa reinserire, quindi le faccio tutte e due insieme.
Vi volevo chiedere come hanno inciso e se hanno inciso in questo cambio di passo due aspetti. Il primo, il fatto che l'Italia si sia presentata con il Presidente del Consiglio Conte, con una maggioranza che non ha dentro, per esempio, la Lega di Salvini, che ha mostrato in più di un'occasione di non essere proprio felice di questa Europa. E se viceversa ci fosse stata, diciamo, una maggioranza diversa a sostenere questo governo, che cosa sarebbe successo tra questo, diciamo, questa situazione e i paesi, chiamiamoli così, delle democrature, paesi dell'est, che invece si stanno opponendo, continuano ad opporsi invece a una soluzione, diciamo, che ormai la maggior parte della parte continentale vuole. Eric. Sì, io penso che è stato anche lì, nella congiuntura politica, al di là delle valutazioni che possiamo fare sulla Lega, su Fratelli d'Italia, però in effetti questo governo in qualche maniera è stata opportuno dal punto di vista per risolvere la questione. A parte che immaginare un'Italia del Covid con Ministro dell'Interno Matteo Salvini sarebbe stato molto difficile anche per la tenuta politica e sociale. Immaginiamo Matteo Salvini decretare la chiusura del paese per 2 mesi. Sarebbe stato difficile immaginare che un ministro dell'interno della Lega possa prendere questa decisione. Dall'altra parte, se ci fosse. Scusa, che tu dici sarebbe stata, non è detto che questa decisione poi il popolo italiano nella sua poteva accettarla così come l'ha accettata invece dalla ministra Lamorgese. Senz'altro, almeno all'inizio, cioè sapendo che l'Italia è stata il primo paese a prendere questa decisione, se gli altri paesi avessero preso questa decisione, forse anche sarebbe stato più facilmente accettabile, però senz'altro avrebbe posto un problema. E anche della stessa maniera, se soltanto un governo di sinistra fosse stato al governo, probabilmente l'opposizione sarebbe stata molto più forte. Dunque, questa congiuntura in cui c'è la sinistra e il 5 Stelle al potere ha facilitato in qualche maniera la situazione e anche nei confronti dell'Europa e dell'interlocuzione con l'Europa. Approfitto perché abbiamo poco tempo perché Michele diceva era molto, molto ottimista. Io sono molto. Non sono pessimista, ma sono un po' più cauto, nel senso che sul futuro. Perché prima i soldi che arriveranno non subito. Poi, almeno che si prende il MES, che sarebbe comunque una parte di soldi che arriverebbero abbastanza velocemente, però se no tutti i programmi recovery fund, eccetera, dovrebbe arrivare non immediatamente nei prossimi mesi. L'altro elemento è che non basterà, che è importante, dico, l'Europa c'è e c'è in modo massiccio, ma non basterà. E dunque nei prossimi mesi avremo comunque delle tensioni sociali molto forti perché alcuni attori economici o cittadini avranno un calo del loro potere d'acquisto, perdita di lavoro, eccetera. E dunque sarà comunque una tensione molto forte socialmente e il rischio è di dire che l'Europa no, non fa abbastanza. Altro punto è che non ho firmato, perché siamo ancora in discussione, del Recovery Fund. Il problema è che è un accordo tra paesi. E un accordo tra paesi vuol dire dei compromessi. E come tutti i compromessi, per alcuni paesi andranno troppo lontano e per altri non andranno abbastanza lontano. E dunque vuol dire che avremo delle grandi tensioni, anche se l'Europa appunto interviene. Devo dire che in qualche maniera, poi vediamo che i partiti nazionalisti soffrono molto in questo periodo in quasi tutti i paesi, però attento perché potrebbe sfruttare i prossimi mesi. Quello che succede è che in qualche maniera attraverso il coronavirus siamo tornati nella consapevolezza in Europa che l'Europa conviene, che per interesse anche i paesi dell'Europa centrale e orientale capiscono che serve,
che l'Europa serve. E dunque, in qualche maniera, la crisi del coronavirus ha rimesso in avanti l'idea che l'Europa conviene, quello che si era un po' perso negli ultimi anni. Ma dall'altra parte, appunto, manca l'idea che l'Europa non è soltanto una costruzione di convenienza, ma che ci vuole un progetto dietro, che ci vuole una condivisione non soltanto degli interessi, ma anche di un progetto, quasi di una visione del mondo. E allora, Michel, volevo sbarcare su questo argomento. Ti sembra, rispetto a quello che stiamo a quello a cui stiamo assistendo, che questo è il momento per cominciare a pensare seriamente agli Stati Uniti d'Europa? Cioè, è questo il momento in cui l'Europa può fare quel salto in avanti e quindi rispondere alle critiche che dice solo l'Europa dei burocrati, delle banche, ma dotarsi, come diceva Eric, di una visione che per prima cosa mette al centro una federazione vera degli stati e quindi la cessione di pezzi di sovranità dei singoli stati. Credi che ci siano adesso le condizioni, più giuste, siano mature le condizioni per fare questo passo? A mio avviso ancora no. Io penso piuttosto che possano maturare proprio a seconda della reazione comune europea. Se sa essere virtuosa, se l'Europa riesce davvero a dimostrare che può definire una reazione forte e comune, e se l'Europa esce, non dico senza ferite da questa crisi, ma minimizzando le ferite, tornando su un sentiero virtuoso entro non troppo tempo, allora ci sarebbero senz'altro ben altre basi per riaprire una discussione sul futuro d'Europa. Alcuni elementi ci stanno già nelle proposte che sono sul tavolo, per esempio una tassazione comune europea, in cui creiamo delle tasse, delle imposte che non sono più degli stati nazionali, ma direttamente tasse dell'Unione Europea che finanziano il loro bilancio, non più finanziato in gran parte dai stati membri, ma da una propria sovranità fiscale, se vogliamo. Questi elementi già ci stanno e andrebbero infatti in questo secondo passo di cui parlo esaltati, approfonditi e andrebbero infatti pure esplicitate le implicazioni politiche di quanto sta succedendo. Infatti, se creiamo sempre più politiche in comune, ci vuole anche il fondo democratico in comune. Questo è poco ma sicuro. Cioè, finora abbiamo da un lato una commissione che negli ultimi anni, però decenni possiamo ormai dire, si è passo indebolita, dall'altro abbiamo il metodo intergovernativo del Consiglio dei capi di Stato e di Governo, ma possiamo dire ognuno di loro è legittimato democraticamente, ma come rappresentante della sua nazione è legittimato, non come voce europea. E a livello europeo ancora non abbiamo una legittimazione forte democratica a cui non ovvia neanche il Parlamento europeo per i suoi forti limiti di potere e anche di rappresentanza. Sono tutte queste le discussioni che poi vanno aperte, però non facciamoci illusioni, non è che risolveremo entro 2, 3 o 4 anni. La prima cosa da risolvere è davvero un'uscita comune da questa crisi e su questa base una discussione costruttiva che cosa ci ha insegnato questa esperienza. Eric, ti volevo chiedere, questo aspetto, quello della costruzione degli stati federali d'Europa e quindi degli Stati Uniti d'Europa, secondo te, intanto anche un tuo pensiero su questo, se sei d'accordo con Michel o hai un'idea diversa, ma secondo te è anche una questione di nuove leadership in Europa? Cioè occorrerebbero dei leader delle singole nazioni che si pongano adesso un obiettivo che fino adesso, diciamo,
non si sono posti quelli attuali. Devo dire che alcuni leader, la maggior parte dei leader, sono ben coscienti della situazione. Sanno benissimo che ognuno dei singoli paesi europeo da solo nel mondo globalizzato non conta quasi per nulla. I nostri paesi europei sono più o meno, i grandi paesi rappresentano meno di 1% della popolazione mondiale. Dunque c'è una buona parte della classe dirigente una consapevolezza di questo e dunque sanno che la soluzione è l'Europa. Il problema è che questi leader economici e politici, compresi i più lucidi, devono prendere i voti a livello nazionale. E dunque quando fanno delle campagne elettorali insistono molto sull'aspetto nazionale. Della necessità di difendere i paesi, che i nostri paesi siano più forti, cioè c'è tutta una retorica nazionale che è ancora molto, molto forte. E dunque è molto difficile, anche con tutte le critiche che possiamo fare a Macron su tanti temi, è senz'altro uno dei leader più europeista che si ha. Però davanti a alcune situazioni comunque ridiventa molto nazionale, addirittura nazionalista, per non parlare ad esempio di Schengen. Come un leader europeo come Macron ha potuto tenere le frontiere chiuse della Francia. Lì ci sono delle contraddizioni. Lo fa anche perché è sotto pressione di un'opinione pubblica e di un'opposizione che è appunto molto, molto nazionale. E dunque io penso che non è tanto una capacità dei leadership, capacità dei leader di fare i passi avanti sull'Europa, lo fanno appunto e cercano di farlo su degli accordi economici, su degli accordi fiscali, però sono dei piccoli passi. E non penso che veramente è una questione di leadership o che dobbiamo aspettare il grande leader che propulserà l'Europa verso un'Europa federale. Io penso che da questo punto di vista sono le società civili che devono fare pressione e sui leader nazionali dicendo se voi non spingete per un'Europa federale, allora noi vi togliamo il voto. E dunque in qualche maniera c'è questa idea. E poi c'è bisogno, e chiudo, di avere una visione ben chiara di quello che si vuole. Quando si dice Stati Uniti d'Europa, un'Europa federale, bisogna riflettere su che cosa esattamente vogliamo. Io penso che se siamo nello stesso spazio politico, sociale, allora dobbiamo andare fino in fondo a questa logica. E questa logica vuol dire che dobbiamo arrivare all'idea che tutti i cittadini europei devono avere gli stessi diritti. Diritti economici, diritti politici, scegliere appunto il loro governo, diritti sociali, diritti culturali, ambientali, eccetera. E questo che significa? Significa che bisogna pensare a una Repubblica Federale Europea. E anche perché la Repubblica significa tre cose: significa l'uguaglianza tra i cittadini, la solidarietà tra i cittadini e la difesa dei beni pubblici. E dunque, anche dal punto di vista del termine, penso che la Repubblica Federale Europea sia il termine più giusto che Stati Uniti d'Europa, che lascia ancora l'idea che potrebbe essere una confederazione piuttosto che una federazione. E abbiamo di fatto già risposto a Giuseppe Abbatemarco, che aveva posto fondamentalmente una domanda un po' più articolata di quella che avevo posto io, ve la faccio rivedere anche se non si vede per tutta, però diciamo che Ricca ha dato già una risposta. Io ai temi che tu hai detto, cioè alle caratteristiche che dovrebbe avere poi questa nuova conformazione, aggiungerei quello della giustizia sociale. Tu hai nominato una serie di cose, la giustizia sociale sicuramente uno dei fondamenti sui quali bisognerebbe costruire la nuova Europa. Purtroppo, diciamo, il tempo è praticamente finito, manca un minuto e come sempre vola, poi in tre vola ancora di più. E allora io prima di, ovviamente, di ringraziarvi sia a te Eric che a te Michele, ci vedremo presto a Conversano, stiamo con Filippo Giannuzzi che salutiamo anche da questa diretta. Stiamo predisponendo la nuova edizione di Lector che ci sarà un po' più lunga, spalmata su più fine settimana e noi contiamo come sempre sulla vostra presenza. Volevo ricordare che sia Michael che Eric scrivono entrambi per Internazionale, spesso scrivono anche, diciamo, insieme
su questa rivista. Allora, per salutarvi e chiudere un po', diciamo, in leggerezza, perché abbiamo affrontato temi abbastanza complessi e anche molto complicati, volevo, anche qui, senza creare nessun incidente diplomatico, Michel, ti volevo ricordare che dopodomani ricorre un anniversario molto importante, 50 anni da quella che è stata definita la partita del secolo, ovvero la semifinale della Coppa del Mondo del 1970 Italia-Germania, in cui l'Italia vinse 4-3. Noi domani pubblicheremo un articolo di Gigi Riva su questo e dopodomani un articolo di Simonelli. Niente, volevo dire, ti volevo chiedere se tu quella partita tu l'hai vista, te la ricordi e che cosa si prova in Germania pensando a quella partita, se si prova ancora qualcosa. Ma io avevo 12 anni, ero un ragazzino e mi ricordo uscivo la prima volta, a casa non c'avevamo il televisore, andavo all'albergo del quartiere di Bondo abitavo e dove c'era quello che oggi si chiama public viewing, eravamo sicuramente una cinquantina di persone proprio in profonda notte perché si giocava a Messico. Se no, noi abbiamo cercato di scordarci di quella partita. A me diverte sempre quando incontro delle persone qui in Italia che sanno enumerarmi tutti i giocatori di tutte e due le squadre, non solo quella italiana, anche quella tedesca. Quello in Germania mi succede difficilmente, ma anche in Germania parliamo pur sempre di partita del secolo. Questo è poco ma sicuro. Eric, invece tu in questo diciamo, sei spettatore neutrale. Hai Sì, qualche ma lui ricordo? era un bebè. No, ma dico, ma hai anche tu qualche aneddoto, qualche ricordo legato a quella partita? Beh, io più che, cioè, ricordo, ero piccolissimo, ma io il ricordo che ho l'ho ricostruito dopo, facendo in particolare alcuni anni fa un servizio sul catenaccio, che significa il catenaccio e le sue implicazioni politiche. Il catenaccio che è teorizzato anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, è sostenuto all'epoca dal Partito Comunista e dalla Democrazia Cristiana, e invece quelli che sono più favorevoli a un gioco più Offensivo. offensivo, spumante, è più il Partito Socialista e poi dopo il 68 appunto i gruppi extraparlamentari. E la cosa che è interessante è che nella partita appunto Italia-Germania ci sono anche le due fasi. La prima fase in cui l'Italia gioca a catenaccio e poi con il caldo della mancanza di ossigeno del Messico, il tempo che passa, la fatica, i schemi e in particolare gli schemi di catenaccio saltano e l'Italia gioca un calcio molto più appunto spumeggiante e vince la partita. Grazie Eric, grazie Michel, però prima di salutarvi volevo ricordare che noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre dalle 19 alle 19:30 con una giornalista di Radio 3, Marina Lalovic. Parleremo appunto di democrature, cioè affronteremo un po' il tema di queste nazioni dell'Est che approfittando anche del Covid hanno, diciamo, in qualche modo piegato le esigenze della democrazia a qualcosa d'altro. L'appuntamento quindi con voi che ci avete seguito per lunedì prossimo e per il saluto finale vi passo la parola sia a te che a Eric, sia a te che a Eric che a Michael. Allora, grazie dell'invito. Come sempre, un gran piacere discutere, anche se questa volta è la prima volta in maniera virtuale, nell'ambito delle iniziative della Fondazione Divanio e speriamo che torniamo pure a quelle fisiche proprio a Conversano. Grazie mica, Eric. Beh, appunto, non vedo l'ora appunto, di poter rivederci proprio a Conversano e a questo punto mi sembra doveroso di immaginare a Conversano al prossimo festival un torneo di calcio balilla sulla piazza appunto per rifare Italia-Germania, Francia-Germania e Francia-Italia. Accettata E non solo. E non solo. la sfida, la giriamo direttamente in diretta sia al presidente Mastroleo che al direttore del festival,
Filippo Giannuzzi. Arrivederci, grazie, ci vediamo la settimana prossima. Grazie.